sicuramente nelle ultime partite abbiamo preso qualche gol di troppo, che poi è andato in contrasto con questi gesti tecnici dei nostri attaccanti. Però l'allenatore deve cercare di innanzitutto guardare la prestazione della squadra, secondo me anche a Cuneo la prestazione c'è stata, in un contesto, in una situazione non semplice per le condizioni del campo e per il fatto che si gioca sempre 3 partite a settimana. È vero anche che dobbiamo migliorare sotto quell'aspetto perché, come ci diciamo da tempo, per fare qualcosa di importante dobbiamo limare gli errori. Lo sappiamo, ci dobbiamo lavorare, ci dobbiamo stare più attenti e vediamo se da qui alla fine ci riusciremo. Beh, è una squadra che nasce per la maggior parte dai ragazzi del settore giovanile della Juventus, da ragazzi che ovviamente sono prime scelte, hanno tantissima qualità, è ovvio che hanno i pregi e i difetti di una squadra abbastanza giovane, anche se poi in alcuni ruoli hanno giocatori esperti, perché in difesa hanno 2 o 3 giocatori che hanno fatto campionati, adesso davanti hanno preso un attaccante, anche lui, che viene da categorie superiori e che ha una certa età, e quindi è una squadra pericolosissima perché ha nell'entusiasmo, nella spensieratezza e nelle qualità individuali la sua dote migliore, con quei difetti che possono avere nei cali di attenzione, nella magari non perfetta gestione dei momenti della partita. Però è anche vero che stanno facendo un processo di crescita, perché dall'inizio dell'anno che lavorano, hanno sicuramente un allenatore bravo e quindi è una partita difficile come tutte le altre, però allo stesso tempo noi abbiamo, come tutte le partite che affrontiamo, l'obiettivo di provare a vincere. Ma lì di massima credo che giocheremo anche domani con 2 attaccanti e con un trequartista dietro. Purtroppo io vorrei sempre avere tutta la rosa a disposizione, invece in questo momento non abbiamo Cesarini, non abbiamo gli Ozzi, e quindi abbiamo delle soluzioni in meno. Però è anche vero che i giocatori che abbiamo hanno fatto bene quando sono stati chiamati in causa, sono giocatori che possono tranquillamente giocare titolari nella nostra squadra, e su questo aspetto sono tranquilli. È un discorso che secondo me vale per tutti i nostri attaccanti e in generale per tutti i nostri giocatori. È un giocatore che, come lui, calciano in pochi in questa categoria. Ha un gran piede, ha un gran calcio sia nella precisione che nella potenza, e dobbiamo essere bravi noi a metterlo nelle condizioni di utilizzarlo al meglio possibile. Deve essere bravo lui a capire dove migliorare, dove crescere, dove poter mettersi nella condizione, quando e dove poter mettersi nella condizione di comunque diventare determinante, perché lui può essere molto più determinante di quanto sia stato fino adesso.